Avete l'onore di avere con voi anche quest'anno Sua Santità. Il bambino no! Cari fratelli, Cavernero, sono 2 anni che sono stato eletto. 2 anni che stai con me, ancora non hai capito quando devi far pasta. Allora, cari Santità. Cari fratelli, cari sorelle, anche quest'anno ho deciso di essere qui tra voi in questa bella festa con tanta bella gente, tante belle famiglie che festeggiano il 31 dicembre. E sono qui per darvi l'augurio da parte mia di tutta la Santa Iglesia per il nuovo anno che si attende e che si sta per tutti. Forse, lascia stare questo bambino che è figlio di Dio, lascia stare. E tanto anche quest'anno abbiamo ricevuto tante lettere da parte di tante persone qui presenti e pensavo del telefonare uno per uno e ho sparito, ho finito il credito 2015 della Telecom, quindi sono venuto delle persone. Vogliamo... Sì, per cortesia. Bravo, figlio di Dio. Bene. Allora abbiamo ricevuto diverse telefonate. Da, l'ho già detto io. Pensa, andiamo a incontrare la prima ragazza che ci ha chiamato. Sì, sì. Il suo nome è, se non mi sbaglio, Tatiana. Tatiana, vediamo. Tatiana, sta? Per favore, Tatiana. 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 Dove sta Tatiana? Tatiana! Cara Tatiana! Scusate, un applauso a Tatiana, per favore! Fatti vedere! Buonasera, buonasera, che te lo dico! Come mai questo piattino in questo tavolo che invece è così rigoglioso? Come mai? Che è successo? Non tanto la fiatra, piccola forse, deve essere quella. Cara Tatiana, sei tanto bellina, tanto carina, non ci risulta. Hai un filarino, come dite voi, fidanzato, un po' rosso. Chi è? Come si chiama questo bell'uomo? Questa perché non si alza neanche davanti al Papa, non dire. Comunque per dire di lo stesso. Francesco, felice di conoscerti. Tatiana, ci è giunta voce, Tatiana Borghi, ci è giunta lei, Tatiana Borghi, ci è giunta voce che sono quasi 2 anni che questo ragazzo che chiede la mano, quando gliela dai? La mano. Vediamo, pensarci niente, ok? Bravo. Il corso l'hanno già fatto? Avete già fatto il corso? Corso Garibaldi, ci ha dato Piazza Pertini, Piazza del Papa, l'hanno fatto. Non vuol dire queste cose però, caro. Vogliamo andare dalla seconda? Sì, sì. Auguri, auguri. Lei ha chiamato più volte ha chiamato. Ha chiamato più volte? Sì. Se non sbaglio. Figlio degli uomini, svegliati un pochino, so che sei un bambino, so che cominciassi a lavorare, però stai sveglio. Allora, sì. ci ha contattato Francesca! Francesca! Ah, la bionda lì! Sì, la bionda! Ah. Ciao, benvenuto anche a te, ciao cara, auguri. Tu sei la sorella, se non sbaglio, di Sergio Borra, il Sbirotto di Ancona. È giusto? È che adesso non so dove sia questa sera, controlli il figlio di cortesia. Come mai? Che cosa è successo? Come mai che sei riuscita così bene mentre tuo fratello è morito è uscita così male? Che è successo nel frattempo? I tuoi genitori si sono aggiustati col tiro? Che è successo? Guarda, non ho chiesto la storia a te, ma tanti auguri a te, tanti auguri. E Santa Santità?
Vogliamo andare da un uomo questa volta. È allora, un uomo. È necessario andare da un uomo. Il suo nome è Alfredo Noviello. Alfredo Noviello. Noviello. Noviello, sì. Noviello. Caro Alfredo. Che chi sei tu? Chi sei il papà Ratzinger? Chi sei tu? Come ti chiami? Alfredo? Alfredo, Noviello. Terrenen! Che schifo! Tu mangi a vede! Tu suona mandolino, canta sul mio, tutti le ore cantano sul mio! Perché tu canta? Basta cantare sul mio! Basta malvolentà! Zitto! Io ti benedico che manca, ma che tu sei figlio di Dio, scalca, guardi! Faccio benedizione, io benedico il mare suo! Allora, un applauso anche a Alfredo Noviello. Chi è questo? Che è ricchetto? Uno dei più che ti schifosi che ho visto in vita mia! Tu sei veramente brutto! Scusate, c'è un dipendente del 118, per favore, un dipendente del 118, eccolo. Chi è questo? Lavora al 118, si chiama Albert. È il povero bambino, il figlio del mio, cosa è successo qua? È smuerto? No. È il 118, quando è arrivato? Mi ha dato una cinghia. Quando è arrivato il 118? Ecco. Ma se fai passare tutto questo tempo dalla chiamata, quante anime non hanno in paradiso? Salvate questo povero bambino che un attimo, nel frattempo noi andiamo avanti. Tu sì, continui, sua santità. Continua a essere muerto, tu giù. Preparatevi alla benedizione di sua santità. Benediciamo tutti voi questa serata delettizia e anche iniziana. Che fa? Toa! Mi guardo in Svizzera e postami! Guarda, ora, una benedizione! Sì, la benedizione a Miranda che per quanto tanta fortuna! Tanti auguri! Allora, ora che è la mia! Chi può? Si ginocchi che arriva la benedizione del Capodanno! Benedico Oris! Urbi! Orbi! Anche vedenti, perché comunque è un giorno di festa, perciò diamo la benedizione, tutti pronti, ecco qua, ecco la benedizione, bravi, bravi. Allora, benedica Fabis anche io, e che la forza, il lato scuro della forza, sia con